Hai presente quando ti senti vuoto? Quando senti l'assenza? Quando ti senti incompleto? Quando inizi a perderti fra i tuoi pensieri e non riesci più a distinguere il mondo reale dal tuo mondo? Quel mondo dove ti ritrovi quando sei stanco, quando hai bisogno di riflettere e hai bisogno di te stesso. Dove non c'è nessuno se non tu, i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Sì, i ricordi. Ecco. Io adesso sono qui, nel mio mondo. Ho deciso di ritirarmi qui. E adesso ti spiego anche il perché. Ho perso. Ho semplicemente perso tutto. Non ho più niente se non i ricordi. E pensare che andava tutto bene. Ero sano. Il lavoro stava andando bene e mia moglie era incinta. Stavo vivendo il mio sogno, quello di essere indipendente e di avere una famiglia. Ero felice con ciò che avevo. Ero felice nel mondo reale e non avevo bisogno di ritirarmi nel mio mondo. Fino a quando? No, non dovrei farlo. Ricordare mi fa soltanto più male. Anzi, perché sto facendo tutto questo? Perché mi sto illudendo che raccontare tutto possa migliorare la situazione? Chissà, forse è l'ultima cosa che posso fare. Forse sto perdendo la ragione. Ma ovvio che io l'abbia persa. Dopo tutto quello che mi è successo, mi sembra perfino normale. Dovrei mangiare, ma non ho voglia. Nel mio mondo non c'è bisogno del cibo. Posso starmene anche senza e sopravvivere. Adoravo il cibo di mia moglie, tutti quei piatti che, benché modesti, erano sempre fatti con amore. I piatti di pasta, le lasagne, le sue torte, la sua fissa delle ricette di sua madre. Ma perché mi sto ricordando di lei? Ricordare mi fa male, non dovrei più farlo, se no impazzirò davvero. Ma perché? Perché non dovrei impazzire? Non sono forse rimasto senza niente ormai, con il vuoto e la mancanza? Dato che ci sono, potrei usarti per porre fine a tutto. Ma cosa mi ridurrà in pezzi, tu o i miei ricordi? Voglio cercare di ricordare. Questa potrà essere la mia ultima azione da persona, però vederti nella mia mano, che brilli da quei raggi di sole che passano attraverso le grate, mi riportano per breve tempo nel mondo reale. Sì, perché ormai sei diventato l'unico collegamento con quel mondo. E pensare che ti utilizzavamo solo per tagliare il cibo, non ho mai pensato che ti avrei usato per porre fine a qualcosa. Dovrò porre fine alla mia vita, attraverso te. No, anzi, non ancora. Voglio iniziare a ricordare. Non voglio darmi vinto a te. So però che mi aspetterai, sei rimasta l'unica cosa che potrà aspettarmi. Da quando ho perso lei in quell'incidente tutto è cambiato. Perché l'ha fatto? Perché mi ha lasciato da solo? Non capiva che io, nonostante la mia età, la mia posizione sociale faticosamente raggiunta, nonostante il mio lavoro, io avevo bisogno di lei. Lei mi conosceva, lei mi aveva capito e mi aveva accettato, mi amava e mi aveva promesso che mi avrebbe amato per sempre, ma non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Sto perdendo sangue. Perché mi sono tagliato? Sei stato tu. Ti ho detto che voglio ricordare. Non voglio ancora porre fine alla mia vita, anzi, sai cosa c'è? Meglio farlo adesso, non immaginavo facesse così male. D'altronde ti ho infilato nello stomaco, penso che morirò dissanguato. Adesso mi rimangono solo i ricordi e tu nello stomaco. Mi metterei a piangere per tutto, tutto quello che ho perso, ma non provo più niente e sto diventando freddo come te. Sto iniziando a perdere i sensi. Per quanto devo prolungare lo strazio, perché non mi concedo il colpo finale, esattamente come fece mia moglie, che si suicidò? Non dovevo ricordare, non dovevo ricordare. Dovevo farlo anche io in quell'istante stesso, dovevo andarmene con lei. Non voglio accettare un mondo senza di lei, non voglio sentirmi dire che come lei avrei potuto trovare un'altra. No! Ah, penso non manchi molto. Ormai ho chiuso gli occhi. Alla fine forse la raggiungo, esattamente come lei. Attraverso te mi ha lasciato da solo, ma non per molto. Riesco a sentire finalmente la sua voce.